Cari amici di Weekly, bentornati, ecco, al nostro appuntamento settimanale con il calendario degli spettacoli e dei concerti in programmazione per questa settimana, ma oggi è l'ultima puntata per la stagione che si sta concludendo e quindi il Weekly oggi sarà un po' speciale perché avremo alcuni spettacoli della settimana, ma soprattutto cercheremo così di presentare quelli che sono i maggiori appuntamenti in regione per quanto riguarda i concerti estivi, festival che sono stati presentati. Ricordiamo sempre che il nostro non vuole essere un calendario esaustivo di tutto quello che propone la Regione Abruzzo per spettacoli, concerti e spettacoli di danza o di prosa e quindi chiaramente si tratta di una selezione e vi consigliamo e vi esortiamo sempre a poi invece cercare quello che più si confà ai vostri gusti e alle vostre così le vostre abitudini, anche alla possibilità, no, di spostarsi più o meno, per cui cercate ciò che vi è più congeniale. Nel frattempo noi cercheremo di invece proporvi qualcosa di comunque interessante. Allora, partiamo subito con questo ultimo weekly per questa stagione e vi proponiamo il Festival di Arti Visive e Performative Attraverso la tendenza, dove si muove quello che ci muove. Per la direzione artistica di Sibilla Panerai e Chiara Isabella Sanvitale. Si tratta di un festival che avrà luogo a Pescara, al Florian Espace, e sono il 24 e il 25 maggio, quindi proprio vi esorto a uscire questa sera e andare a vedere il festival e anche domani chiaramente che è sabato a partire dalle 20:45, quindi avete il tempo di mangiare un boccone e poi andare. Ci saranno quindi due serate. Il 24 e il 25 avranno luogo queste due serate di performance, fotografie, spettacolo, videoarte, ambienti sonori e molto altro. Mi raccomando, il festival è chiaramente un festival di arte contemporanea, molto interessanti le proposte appunto di questo festival. Chiara Sanvitale in una sua nota spiega la ricerca come movimento piuttosto che come momento fondativo della vita. Non può se non incarnarsi nella giovane generazione. Per questo a mostrarsi al pubblico saranno giovani artisti e artiste dai multiformi linguaggi, perché sono le attraversatrici e gli attraversatori privilegiati e privilegiate della ricerca del turbine delle rivoluzioni. ALT è l'acronimo del festival, è un festival metamorfico che indaga il contemporaneo e che cambia continuamente come i serpenti, pelle e dispositivi scenici, sposando ora la performance e il linguaggio coreografico, ora le immagini e la voce. Quindi danza, videoarte, performance, una forte presenza femminile con artiste e artisti internazionali provenienti da tutta Italia e anche dall'Abruzzo. Ripetiamo, questa sera dalle 20:45 e domani sera, sempre dalle 20:45, il festival Attraverso la tendenza al Florian Espace, dove si muove quello che ci muove.
Andiamo avanti alla prossima scheda, presentiamo quello che ormai è proprio un classico della programmazione estiva abruzzese e alla sua ottava edizione, il Festival Alba, prodotto da Armonia Novissima, ci terrà compagnia dal 29 giugno al 19 agosto, diciamo sono tantissimi gli eventi, i concerti che vengono proposti dal Festival Alba. Dal 29 giugno, ripetiamo, al 19 agosto. Il primo di questi appuntamenti, lo vediamo qui, sarà a San Pietro in Alba Fuce, in San Massa d'Albe, il 29 giugno alle 21:45. L'Arianna Art Ensemble di Palermo aprirà il festival con il concerto intitolato Le Terre di Ulisse. L'Ulisse, nel suo interminabile fantastico viaggio di ritorno verso Itaca, toccò molti paesi del Mediterraneo, anche la Sicilia con le sue isole, la Sardegna, quindi l'Italia e poi anche la penisola iberica, la Tracia, la Grecia e il Nord Africa. Ecco, tutte le musiche del concerto sono riferite a questi luoghi e la mescolanza è metafora di integrazione culturale nel segno della pace tra i popoli. Ecco, questo è il primo concerto, comunque di una serie di concerti, perché sono 31 gli eventi programmati per l'edizione 2004 del Festival Alba, quindi 31 concerti da non perdere. Chiaramente il programma lo trovate sui social e sul sito dedicato. Il primo sarà il 29 giugno alle 21:15 a Massa d'Albe, in provincia dell'Aquila, a San Pietro in Alba Fucens, in questa meravigliosa chiesa. Andiamo avanti, la prossima scheda è un concerto imperdibile perché è veramente uno dei mostri sacri della musica, del cantautorato italiano, ma non solo, con un grande riverbero anche all'estero. Si tratta di lui, Sugar Zucchero Fornaciari, e sarà in concerto il 2 luglio a Pescara, allo Stadio Adriatico, realmente un concertone, uno di quelli che insomma poi si ricordano per sempre. E quindi, insomma, come non consigliare di andare a vedere e a sentire Zucchero il 2 luglio a Pescara, allo Stadio Adriatico, quindi per questa estate di grandi concerti. La prossima scheda, sempre riferita ai concerti, ai grandi concerti dell'estate, ci mostra alcuni di quelli programmati. Tre sono programmati proprio a Lanciano, che ha fatto diciamo già uscire il suo cartellone estivo, e quindi ci propone il 19 luglio Emma, il 20 luglio Il Volo, il 21 luglio Gigi D'Alessio. Quindi sono tre concerti uno dietro l'altro, tutti al Parco Villa delle Rose a Lanciano, per questa, diciamo, proposta musicale, per questa proposta musicale proprio lì del comune di Lanciano. Mentre l'altro concerto che vediamo nella scheda è quello di Clementino in Live Band il 27 luglio a Montesilvano al Teatro del Mare. Quindi quattro proposte musicali per l'estate abruzzese. E andando avanti con la prossima scheda, ecco, torna un appuntamento classico, non troppo classico, perché comunque lo Shockwave Festival di Francavilla al Mare propone sempre musica indipendente e particolarmente gradita al pubblico più giovane, e anche qui le date scelte sono una via l'altra: 19, 20, 21 luglio a Francavilla al Mare,
al Lungomare Paolo Tosti, lo Shockwave Festival propone il 19 luglio Gabri Ponte, il 20 Gazzelle e Giuse Delizia e il 21 luglio Salmo e Noiz, quindi una tre giorni proprio da non perdere per gli amanti di questo tipo di musica e lo ricordiamo a Francavilla al Mare, a Lungomare Paolo Tosti, 19, 20, 21 luglio. Ed eccoci giunti all'ultima scheda del nostro weekly, che è anche proprio l'ultima scheda della stagione, e questa scheda riguarda i cantieri dell'immaginario. I cantieri dell'immaginario è il festival proposto ogni anno dal Comune dell'Aquila, presentato proprio dal Comune dell'Aquila in collaborazione con l'Aquila, la capitale della cultura, dal TSA in collaborazione con il Ministero della Cultura. Ecco, la scheda si riferisce a uno spettacolo, quello di Max Giusti, che sarà sulla scalinata di San Bernardino alle 21.30 il 27 luglio, col suo spettacolo Bollicine, che è uno spettacolo tutto, diciamo, una versione intimistica di quella che è la sua vita e racconti dello showman. Ma i cantieri dell'immaginario non si fermano qui. Sappiamo che è un importante e imponente cartellone all'Aquila. Sono 34 eventi per 25 giornate di spettacolo dall'8 luglio al 6 agosto e sono previste nelle ormai consolidate location della scalinata di San Bernardino e dell'auditorium del parco, a cui poi si aggiungono due appuntamenti previsti nei comuni di Campotosto e di Villa Sant'Angelo. Ecco, sono tantissimi gli appuntamenti, non riusciremo certo qui a esaurire il programma, ma possiamo intanto dire che Cantieri dell'Immaginario partono lunedì 8 luglio alle 21.30 proprio sulla scalinata di San Bernardino con l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, che propongono il galà lirico Le Grandi Arie d'Opera. A dirigere l'orchestra sinfonica abruzzese sarà Daniel Oren. Ecco, questo è uno dei tantissimi eventi, vi invito comunque a consultare il programma completo sul sito e sui social dei Cantieri dell'Immaginario. Siamo giunti quindi alla fine di questo nostro weekly che segna anche l'interruzione, ma solo per l'estate, di questa nostra rubrica. Vi saluto, cari telespettatori, vi ringrazio per averci seguito così numerosi e con tanto affetto in queste settimane, in questi mesi in cui il Weekly vi ha raccontato un po' quello che è l'attività e la produzione e anche l'offerta dei teatri abruzzesi. Io vi lascio un'estate sicuramente piena di spettacoli e di emozioni e vi do appuntamento alla prossima stagione del Weekly.